Migliorare la consapevolezza della possibilità di uscire incolumi dall'attacco fisico di uno o più sconosciuti. È l'obiettivo di un progetto che prevede lezioni di autodifesa proposto agli studenti dell'Istituto Luigi Sturzo di Gela. Le lezioni saranno tenute dal maestro di Wing Tzu Kung Fu, Nunzio Anastasi. Quali saranno i primi insegnamenti che impartirà ai ragazzi? E cercherò di rendere loro coscienti delle proprie virtù. E poi in queste 10 ore cercherò di dare il massimo per praticamente portarli a un grado di difesa e di automatismi per la vita, no, quotidiana. Qual è la prima cosa che non bisogna fare quando ci si trova di fronte ad un aggressore? Innanzitutto cercare di scappare lasciando le spalle all'avversario. Entriamo nel suo meccanismo di assalto. Quindi lo si affronta, ma con delle tecniche ben precise? Certo. Creando appunto questi automatismi che dovranno venire in automatico. Come mai per la festa della donna si insegna alle ragazze e ai ragazzi a difendersi? Quest'anno abbiamo pensato di festeggiare questa giornata con un'iniziativa concreta che riguarda appunto questo corso di autodifesa per le ragazze, ma anche per i ragazzi che vogliono partecipare. È un momento importante, abbiamo il dovere come scuola di insegnare alle ragazze anche come difendersi in occasioni, insomma, spiacevoli che possono capitare a tutte. Io l'ho fatto questo corso e devo dire che ne ho avuto tanto giovamento e quindi ritengo che le giovani ragazze debbano seguirlo in maniera attenta e puntuale. In quanti hanno aderito e cosa pensano? I ragazzi hanno reagito in modo entusiasmante. Io non mi aspettavo che più di 100 persone dicessero tra i nostri alunni vogliamo frequentarlo e vi ringraziamo, perché il corso è assolutamente gratuito. Ogni anno ho l'abitudine, per la festa della donna l'8 marzo, di regalare ad ogni classe un mazzetto di mimose. Lo faccio anche quest'anno e quest'anno aggiungo con la mia proposta quest'altro mazzetto grande di mimose. Come mai avete scelto di partecipare a questo corso? Beh, questa è un'esperienza più unica che rara. Il fatto che la scuola ci dia questa opportunità gratuitamente è una cosa che non fanno tutte le scuole. È molto gratificante il poter partecipare al giorno d'oggi a queste 5 lezioni di autodifesa. Ringraziamo la scuola per questa opportunità che ci sta dando. La cronaca di ogni giorno ha influenzato la vostra scelta? Anche. Un percorso di autodifesa è un contributo alla loro crescita. Si parla oggi tanto di stalking, si parla di violenza fisica, violenza sessuale, tant'è che le statistiche dicono che in Italia una donna su 3 è vittima proprio di queste violenze. Quindi la scuola dà un contributo, anche se il progetto non ha nulla di didattico, quindi è qualcosa che dimostra come la scuola aiuta questi ragazzi a crescere socialmente e dal punto di vista personale.